Perché immaginatevi in interrogazione in Italia, quando la prof ti chiama davanti alla classe e tu sei pronto a fare la tua figura di merda, cioè tu non è che puoi chiedere, prof, per favore, può far uscire tutta la classe che io sono un po' in ansia. Cioè, quello non esiste, non esiste. Ah, cioè, ti prendi questa L e ti siedi col tuo 4, cioè non esiste che la classe esce. Invece qua. Proprio noi siamo tutti usciti e le persone che erano un po' più imbarazzate o in ansia hanno fatto quello che dovevo fare da soli. Allora, in questo video parleremo della mia esperienza in Inghilterra, qui in università, e vi dirò se secondo me è possibile riuscire a venire a studiare qui in Inghilterra senza essere il secchione della classe o comunque senza avere voti stellari, se avendo avuto un'esperienza scolastica passata non perfetta, se è possibile venire qua a studiare. E sapete già dai miei video precedenti che la risposta è hell yeah, like of course, sì, è possibile. Già fatto io, ce la può fare veramente chiunque. E questo video viene a richiesta di una persona, non so se è un ragazzo o una ragazza mi pare, che mi ha scritto nel mio video sul 60 e sì, questo video è per lei in risposta alle domande che mi ha fatto, e magari se c'era qualcun altro che aveva dei dubbi o comunque voleva alcune informazioni, sono disponibile a rispondere a qualsiasi vostra domanda. Ovviamente c'è tanta gente che ha già fatto video come questo, io non so se sarò in grado di dirvi qualcosa di nuovo, di speciale, però la mia esperienza è unica, ovviamente perché tutti hanno esperienze diverse, quindi magari se siete interessati continuate a guardare questo video. Allora, iniziamo subito col dire che sì, è possibile. Puoi essere uscito dal liceo, dalla superiore con 60, puoi aver avuto una carriera scolastica non perfetta, e se sei determinato e vuoi venire a studiare all'estero per fare un'esperienza, per fare qualsiasi altra cosa, è possibile, cioè non è impossibile. Non pensate che qua le università siano soltanto per i geni, cioè ci sono studenti inglesi che non sono esattamente una cima, cioè non sono esattamente Einstein, e se loro riescono ad andare all'università ce la fanno tutti. Non è che qua gli studenti sono speciali in confronto a tutto il resto del mondo, no. Allora, perché io sono venuta qua a studiare? Allora, innanzitutto ci sono diverse motivazioni. Diciamo che una spinta principale me l'hanno data i miei genitori, perché sono trasferiti qua un anno fa circa, sono trasferiti in questa città in cui sto, Wolves, e quindi loro avendo casa qua ed essendoci un'università in questa città mi è venuto molto facile dire ma perché no, perché non andare. Ho finito il liceo, ho preso un anno sabbatico, sarebbe carino fare questa esperienza, andare in Inghilterra e provare a fare l'università lì, anche perché il corso che io avevo in mente di fare non era esattamente uno di quei tipi di corsi che puoi trovare ovunque in Italia. E questa è anche comunque la seconda cosa che mi ha spinto a venire qua. Perché oltre a fare l'esperienza di studiare all'estero, oltre ad avere i genitori che vivono qua e quindi vitto, alloggio sarebbe anche coperto, ed oltre ad avere l'università nella città appunto in cui vivono i miei, il corso che voglio fare io, comunque che sto facendo io, si chiama Film and Television Production. Veramente puoi tradurlo come film e produzione televisiva. Ti spiegano e ti insegnano come usare una telecamera, come fare editing, come scrivere copioni, tutte queste cose che stanno dietro all'industry televisiva e dei media, eccetera eccetera. Ed è un corso che io non potevo andare a fare all'università di Padova, non potevo andare a fare a Venezia, non potevo andare a fare vicino a casa mia, perché non è una di quelle facoltà che è mainstream in Italia. Perché se in Italia tu vuoi andare a fare giurisprudenza, medicina, psicologia, scienze sociali, puoi andare ovunque perché ci sono ovunque. Se vuoi andare a studiare film e produzione televisiva, o vai in una scuola specifica per quello, oppure non so, c'è il dance, mi dicono, eccetera eccetera, però non, cioè non è una facoltà come le altre in un'università normale, diciamo. In più, ora non voglio fare shade nei confronti dell'Italia,
o niente del genere, però l'Italia, per quanto riguarda la sua televisione, secondo me non è al passo con gli altri competitori a livello europeo oppure mondiale. Prendiamo ad esempio le serie TV italiane, forse io sono rimasta indietro, però se mettiamo in confronto i Cesaroni con Game of Thrones, io preferirei andare a studiare nel paese che mi fa Game of Thrones, anche se è una serie americana, quello lo so, io sono in Inghilterra, però Cesaroni, Doctor Who, c'è un po' di differenza. Ora adesso so che i Cesaroni non sono l'unica serie che l'Italia abbia mai prodotto, però nel senso siamo lì, ovviamente ci sono serie bellissime italiane, ci sono film bellissimi italiani e la storia del cinema in Italia non è una cosa da buttare via, anzi, cioè l'Italia è un paese bellissimo, pieno d'arte, però, cioè, oggettivamente è un po' indietro in confronto ad altri paesi che davvero sfornano di intrattenimento tantissima roba per la televisione e per il cinema. Quindi ho detto, perché no, ho la possibilità di andare in Inghilterra, andiamo in Inghilterra. Poi parliamo di incoraggiamento. Allora, il titolo di questo video è possibile andare a studiare in Inghilterra senza sezioni? E appunto la risposta è sì. E ora, tutte le persone che magari pensano, ma no, non ce la farò mai, non sono una cima, non ho sempre avuto bei voti, l'inglese non è che io lo sappia così tanto, non ce la faccio. Io vi capisco al 100%, potrebbe essere una cosa molto spaventosa, però nessuno vi chiede di essere perfetti a 20 anni o a 18 anni o quanti anni avete. Nessuno pretende che voi usciate dalle superiori con tutti i 100, con tutti i 10 lode, nessuno pretende questo. E c'è gente che lo fa, kudos, bravo, però c'è gente che comunque magari ha attraversato quegli anni in maniera difficile, magari hanno avuto tante altre difficoltà a livello familiare, a livello di stress, a livello mentale, a livello fisico, ce ne sono tantissime. E buttarsi giù perché avete passato 5 anni o quanti altri anni in maniera un po' mediocre non è necessario, cioè non è davvero necessario, la vita va avanti, la vita continua, oh mio Dio, abbiamo soltanto 20 anni, cioè fermarsi adesso e scoraggiarsi adesso è uno spreco totale. L'importante è essere positivi e sapere che possiamo fare meglio, perché ci si riprende, l'importante è riprendersi. Sì, sono uscita con 60, ma adesso sono in Inghilterra, sto studiando, sto andando bene e mi sto riprendendo, cioè non è una cosa che mi turba tantissimo come è andata la mia esperienza a scuola in Italia. Cioè non è che sia andata così male, cioè l'ho apprezzata, è stata quello che è stata un'esperienza, se potessi tornare indietro la farei meglio per il bene del sapere, per il bene dell'imparare quello che mi stanno insegnando. E l'importante è appunto imparare dai propri errori ed avere voglia di fare. Se voi avete la voglia di fare e da questo momento in poi decidete, se volete impegnarvi in qualcosa, che c'è qualcosa che vi appassiona o comunque state cercando di trovare la vostra strada, se avete questa voglia dentro di voi, allora è fatta, allora potete fare quello che volete. E l'unica cosa che potrebbe fermarvi magari sono i requisiti, gli entry requirements che richiedono le università inglesi. E qui andiamo un po' più a parlare di cose un po' più tecniche. Allora, come ci sono le università in Italia che vi dicono magari non puoi avere questa borsa di studio oppure non puoi entrare se non hai la media, se non sei uscito con minimo 90, anche qua alcune università mettono questi paletti e dicono ok, tu sei uno studente europeo, vieni dall'Italia, ok, mi devi avere un minimo di 80 per entrare, mi devi avere un minimo di 90 per entrare, mi devi avere un minimo di tot per entrare. E se andate nei siti delle rispettive università, ci dovrebbe essere una sezione per studenti internazionali, comunque europei, e lì vi traducono e vi dicono qual è il voto minimo dell'esame di Stato che voi dovete avere per essere idonei a mandare un'applicazione e forse venire accettati per quell'università. Allora, se magari l'università dice ok, noi non vogliamo gente che ha meno di 80 e voi magari siete usciti con 75, io direi mandate lo stesso, perché non si sa mai, se il vostro voto magari è un po' più debole però avete tante altre cose a vostro favore, un buon personal statement, buoni risultati nel test d'inglese, adesso questa cosa ve la vado a spiegare,
e tante altre cose, magari possono anche chiudere un occhio. Ora non vi dico che potete mandare l'applicazione ad Oxford ed essere usciti con un 70-80 e pensare di entrare, però non è l'unica università che c'è qui in Inghilterra, cioè per carità, mica dobbiamo andare tutte ad Oxford. Però sì, provateci. Ora, in sintesi, parliamo di alcune cose che vi servono se siete seri e volete davvero iniziare comunque a buttare l'occhio sul come iscriversi a un'università inglese, o comunque se volete avere un'idea di quello che vi serve. Allora, sono riuscita ad elencare un paio di cose che io ho dovuto fare per forza per iscrivermi, e la prima è aprire un account su UCAS, UCAS. È questo sito che gestisce tutte le applicazioni a livello inglese, le gestisce UCAS. Praticamente ogni studente che vuole venire a studiare in Inghilterra e fare una laurea triennale o quello che è, si deve iscrivere attraverso UCAS, e UCAS raccoglie tutte queste applicazioni e le manda alle rispettive università, che poi vi daranno una risposta, e la risposta arriverà a voi sempre attraverso UCAS. Quindi semplicissimo, ci sono tantissimi video, cioè UCAS ogni step vi fa un video, vi dice cosa dovete fare, e anche se andate su YouTube ci sono tantissimi video su come gestire la cosa su UCAS, su come compilare i vostri dettagli, le vostre informazioni, ed è molto semplice, non dovete farlo tutto in una volta, potete salvare i dati e poi venire più avanti, eccetera eccetera eccetera. Quindi numero 1, account UCAS. Numero 2, dovete fare l'IELTS. Perché dico che dovete fare l'IELTS? Io vi garantisco che ho fatto tantissime ricerche sulle università, e prendete ogni università, e vi parlo di una trentina e passa dei siti su cui sono andata a guardare, ha come primo punto di riferimento l'esame IELTS, l'esame d'inglese che, se siete studenti europei o internazionali, dovete aver fatto per garantirvi un posto nell'università, perché se dovete venire a studiare qua dovete almeno provare che sapete parlare inglese, perché sarà tutto in inglese. Quindi voi non è che dovete per forza fare l'IELTS, però forse magari è più semplice fare l'IELTS, cioè vi dicono già devi avere minimo 7.0 nel test dell'IELTS per entrare, cioè è più immediato avere un riferimento IELTS che averlo in altri test. Ovviamente se avete già fatto un altro test, o se avete, o se preferite fare altri test, potete benissimo farlo. Io ho fatto l'IELTS e costa... quanto costa? Costicchia un pochino, mi pare, adesso non mi ricordo la cifra esatta, però sono andata a farlo a Milano, me lo ricordo. Sì, comunque è un test che valuta la vostra capacità di ascolto, di scrittura e di fluenza nel parlare inglese. Dovete poi avere il vostro esame di stato tradotto, una traduzione del vostro diploma. Allora, ci sono dei siti, ci sono delle agenzie, bla 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 bla, che possono tradurvi il diploma di stato, però ovviamente dovete pagare. Io, dato che non avevo tempo e la mia iscrizione, cioè, l'ho fatta di frettissima e l'ho fatta anche male, però cosa ho fatto? Ho scritto una lettera mettendo l'intestazione del mio liceo, mettendo il soggetto e scrivendo che Ilaria si è diplomata in bla 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 ed è passata. L'ho scritto tutto in inglese e poi l'ho consegnato alla segreteria della mia scuola e le ho detto: puoi farlo firmare alla preside per favore e renderla una cosa ufficiale? E loro hanno fatto: ok, hanno messo il timbro, l'hanno fatto firmare alla preside e finito, gratis. Cioè non sono andata attraverso siti, non sono andata a fare, no, non volevo pagare e non avevo anche tempo, quindi semplicemente ho fatto firmare alla scuola col timbro ufficiale un foglio che diceva che io mi sono diplomata, perché è quello che serve alla fine, cioè serve una traduzione scritta ufficiale che dica che voi siete diplomati. Io all'università ho mandato uno scan del mio diploma in italiano, però mi hanno detto che ci serve una traduzione, quindi ho mandato una traduzione, ed era su un foglio A4, cioè non è che ho fatto cose troppo fancy eccetera eccetera, e quello è bastato. Voi magari potete fare così, o potete, se volete una cosa, essere più sicuri, potete pagare e andare attraverso altri mezzi. Un'altra cosa che vi serve è una lettera di raccomandazione. Allora, io se vi racconto di come
cioè, di come ho fatto io, cioè, io sono proprio l'esempio peggiore, sono l'eccezione alla regola. Voi non fate come me, perché non fate come me. Fatevi fare una lettera di raccomandazione da preferibilmente un vostro professore di inglese, ex professore di inglese, o comunque qualcuno che riesca a scrivere in inglese. O comunque se avete una persona che ve la scrive in italiano e qualcun altro che ve la traduce in inglese, siete al top. Perché non potete farla in italiano, ovviamente, e non potete scriverla voi stessi, questa volta non potete farla da voi. Però sì, dico il professore di inglese perché è quello magari che vi conosce, o comunque quello che è più a suo agio a scrivere in inglese, perché se lo chiedi alla prof di italiano, con la prof di matematica, lei magari ti guarda tipo sì sì sì, guarda, ci provo, faccio, e sono passati 2 anni e mi sono ancora qua ad aspettare. Quindi una lettera di raccomandazione che praticamente dica che voi siete delle brave persone, avete tantissime capacità e siete idonei a fare tutto quello che volete fare nella vita. In pratica è questo. Ora, se andate su UCAS avrete tanti altri dettagli su come dovrebbe essere una lettera di raccomandazione, però la lettera di raccomandazione dovrebbe mettere in evidenza i vostri punti forti, dovrebbe essere onesta anche, soprattutto. Magari, ora, non è che deve essere una lettera che vi dipinga come salvatore del mondo, no, una cosa onesta, reale, perché la gente che la legge comunque sa capire quando le cose sono finte. Quindi trovate una persona che riesca a dire delle cose buone su di voi, o comunque che vi conosca. Se avete bisogno di scriverla insieme alla persona, io direi scrivetela insieme alla persona in inglese. E poi basta, semplicemente una lettera che parli di voi. Un'altra cosa di cui avrete bisogno è un'altra lettera, un'ulteriore lettera, però stavolta scritta da voi stessi, e questa si chiama personal statement. Mentre il personal statement appunto è una dichiarazione personale in genere, ed è praticamente un tema che voi dovete scrivere su voi stessi. Vi dovete raccontare i vostri punti di forza, dovete raccontare chi siete, cosa fate, cosa volete fare, perché vi interessa il corso che andate a scegliere e cosa vi appassiona in pratica. In questa lettera, secondo me, è una delle parti più importanti della vostra application, perché loro sì, guardano i voti, guardano la reference che avete, però guardano soprattutto a voi, ed è una cosa che magari è diversa da quello che avviene in Italia. Allora, in Italia io penso che sia così: voi fate il test di ammissione e dovete andare bene, e poi se andate bene entrate. Invece qua loro vogliono sapere chi siete voi come persona, come individuo, cioè non gli importa che hai tutti 100, tu puoi avere tutti 100, però il tuo personal statement mi scrivi che sei un poveraccio che odia il mondo e che non ha mai fatto nulla nella sua vita, non ha nessun tipo di determinazione, allora è molto meno possibile che tu venga preso da qualche parte, secondo me. Però se siete persone brave e genuine, come sono sicura che voi siete, se state guardando fino a questo momento del video, allora di sicuro scrivete un personal statement, mettete in luce i vostri punti forti, mettete in luce perché volete a tutti i costi entrare o comunque fare il corso che volete fare, e top. Ora, una delle cose che ho notato qua in università in Inghilterra è che loro vogliono che tu faccia bene, cioè si crea una specie di comunità nel tuo corso e non sei un numero. Cioè, mi ricordo che ero in quinta e dicevano: oh, avete gli esami, guardate che quando sarete all'università sarete soltanto un numero, nessuno vi calcola, potete andare, entrare, uscire, non venire, allora non importa niente di niente. E non so se poi è vero in università in Italia che sia veramente così, o anche nei corsi un po' più piccoli, però qua, cioè almeno nella mia facoltà, io non sono assolutamente un numero, perché se non vieni a lezione per più di 2 volte di fila ti mandano un'email a te personalmente, ti chiedono: ma scusa, tu dove eri? Cosa stavi facendo? Perché non eri a lezione? Cioè è così, ti cercano, ti guardano, ti controllano. Ogni tot di studenti ha un suo tutor personale, ha una persona di riferimento da cui puoi andare a parlare delle tue difficoltà, delle tue ansie, eccetera eccetera. Cioè proprio mettono tantissima attenzione sull'individuo e vogliono che proprio la persona faccia bene,
e hanno molta cura della loro, non so, psiche, dell'emotività della persona. E prova tangibile di questo ce l'ho avuta quando nel primo semestre dovevamo fare una presentazione davanti a tutta la classe. E il professore ha detto: ok, questa è la prima presentazione, è il vostro primo voto in università, bla 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 bla, dovete venire davanti a tutti, raccontare quello che avete fatto, eccetera eccetera. E poi ha detto: se c'è gente che non si sente in grado di farlo davanti a tutti, può farmelo sapere e noi facciamo uscire tutta la classe e potete farla da soli davanti a me. Io sono rimasta della serie: well, excuse me? Davvero? Ed è una cosa che proprio mi era completamente oscura ed estranea, perché immaginatevi in interrogazione in Italia, quando la prof ti chiama davanti alla classe e tu sei pronto a fare la tua figura di merda, cioè tu non è che puoi chiedere: prof, per favore, può far uscire tutta la classe che sono un po' in ansia. Cioè quello non esiste, cioè ti prendi questa L e ti siedi col tuo 4, cioè non esiste che la classe esce. Invece qua, proprio noi siamo tutti usciti e le persone che erano un po' più imbarazzate o in ansia hanno fatto quello che dovevo fare da soli davanti al prof e l'assistente e basta. Sono rimasti tipo: bravi, buon per loro. Quindi questo ti va a capire quanto, questo va a farti capire quanto proprio siano interessati al farti sentire bene in qualche modo. Almeno qua dove sono io, non so se è così in tutte le università o in tutte le facoltà, e soprattutto nelle facoltà più numerose, perché film e produzione televisiva sono 4 gatti e è quello che è. Ed un'altra cosa a cui tengono tanto qua è il feedback. Quando tu fai qualcosa, un compito o comunque una presentazione o un lavoro, qualsiasi cosa, loro sono sempre lì a darti il loro input, a darti la loro opinione, a dirti se hai fatto bene, se hai fatto male. In qualsiasi cosa ti dicono: ok, scrivimi, mandami un'email, se avete un qualche lavoro che avete fatto da parte, volete la mia opinione, mandatemi un'email, scrivetemi. Cioè loro ci tengono proprio a darti il feedback, a guidarti passo per passo, a farvi vedere dove hai sbagliato, dove hai fatto bene, eccetera eccetera. Però in ogni caso, anche se qua ti stanno tanto addosso, circa tra virgolette, è una cosa positiva, però non nega il fatto che tu comunque devi metterci del tuo. Cioè tu non puoi aspettarti di andare lì. Qua tu, i corsi sono formulati così: tu entri in università 3 volte a settimana e poi tutta la sera settimana è libera, e i corsi iniziano a fine settembre e finiscono a maggio ed è finita. Cioè non esistono cose tipo sessioni estive o cose del genere che tu ti ritrovi a luglio così impanicato. Almeno non è stato così il mio primo anno, non so se in futuro sarà così, però quest'anno le cose erano così. Quindi non puoi aspettarti di venire in università, sederti lì 3 giorni a settimana e poi sapere tutto. E ok che ti stanno tanto dietro, però non è che tu non devi metterci del tuo. Anzi, come anche l'università in Italia, come ovunque, devi proprio metterci del tuo, perché in quelle 3 volte a settimana, in quelle 6-8 ore di lezione che hai a settimana, non ti possono dire tutto, non ti possono insegnare tutto. Tu devi andare a casa, devi leggerti i tuoi libri, devi farti le tue cose. E loro sì, da un lato ti stanno tanto dietro, però dall'altro non vanno a controllarti a dire: hai letto il libro. A parte il fatto che sì, l'hanno fatto il primo semestre, però non più di tanto, cioè non ti mettono in punizione se non hai fatto i compiti o se non hai letto il libro. Però se appunto, se non fai i compiti e non leggi il libro, è un po' un problema, perché stai spendendo un sacco di sterline per stare lì e hai tantissime risorse, hai tantissime opportunità, è meglio utilizzarle il più possibile. Infine parliamo un po' della vita sociale. Allora, io so che ho fatto un video e ho detto che gli inglesi sono tutti falsi, sono tutti sfigati, sono tutti pezzenti, però non voglio discoraggiarvi e non nego che è possibile fare amicizia. Cioè se ce l'ho fatta io, da quando sono venuta qua sono stata proprio asociale, proprio a livelli astronomici. Cioè non facevo niente, dall'università tornavo a casa, università a casa. Se ce l'ho fatta fare amicizia,
potete farcela anche voi tantissimo. Ovviamente non aiuta il fatto che io viva ancora con mia madre, e mia madre è una donna nigeriana che ha un pugno di ferro che te lo sbatte in testa se hai intenzione di uscire la sera. No, hai intenzione di andare a mangiare fuori? No, hai intenzione di andare a qualche festa? No. Quindi capite qual è la mia situazione. Però se voi venite, siete da soli o comunque siete genitori proprio alla mano, potete uscire, fare cose, anche nelle città più scrause come la mia, organizzano eventi e c'è la possibilità di incontrare gente e fare amicizia, e andrà bene, sono sicura che andrà bene. In più, potete anche trovare un lavoro. Se siete fortunati abbastanza da trovare un lavoro con l'università, allora siete al top, ok? Perché qua con la minimum wage funziona che se sei al di sotto dei 21 anni e al di sopra dei 18 anni guadagni 5,60 all'ora, proprio il minimo che puoi guadagnare è 5,60, se superi 21 sei 7,05 all'ora. Però se lavori con l'università, io ho un mio amico che lo pagano 14 sterline all'ora lavoro dell'università, e questo qui praticamente deve andare a prendere gli studenti internazionali, bla bla, cioè una cosa sociale, bla bla, whatever. Però 14 sterline all'ora, e appena l'ho sentito ho detto mi ha dato un impasto, ho detto ti prego, you've got to let me into this, like devo anch'io capire come avere quel tipo di lavoro, perché 14. Allora io volevo piangere, invece io sono qua, ne guadagno tipo 5,60 e voglio morire. Però appunto potete trovarmi un lavoretto part time mentre siete qua e fare un po' di soldi, a meno che non abbiate i vostri genitori che vi mantengono, il che sarebbe top. Però appunto un'altra cosa molto molto complicata è il fatto che non danno lo student finance agli studenti europei. E che cos'è questo student finance? Praticamente agli studenti inglesi danno ogni semestre, ogni 3 mesi o qualcosa del genere, 1000 qualcosa sterline per mantenersi mentre sono qua. Invece a noi non li danno, agli studenti europei non li danno, quindi se voi venite qua, la tassa universitaria è già pagata, però è molto molto semplice avere questo prestito che danno proprio tutti i cani porci per farti pagare la tassa universitaria, quindi quella non è un problema, è già tra virgolette pagata, è complicato da spiegare. Però per tutto il resto, tipo alloggio, cibo, eccetera eccetera, è un po' un problema. È possibile farlo, ho una mia amica che lo sta facendo, è venuta qua da sola, si è trovata l'accommodation, ha un lavoro, studia, eccetera eccetera. È possibile, è abbastanza più difficile che se hai lo sostegno economico dei genitori, però è fattibile. Sì, per lavorare vi serve il National Insurance Number, che è praticamente un numero, non voglio dire che sia come un codice fiscale, però comunque questo numero che vi identifica e dice che siete idonei a lavorare in Inghilterra. E farlo è molto molto semplice, cioè ho detto prima soltanto andare ad un ufficio e rispondere a delle domande, però sì, è tutto un altro video, è molto molto più complicato. Ok, non so quanto sia durato questo video e spero di avervi aiutato in qualche modo, di avervi dato dei consigli, di avervi incoraggiato se volete davvero venire a studiare in Inghilterra. Se avete qualsiasi altra domanda potete chiedermi e io cercherò di rispondere al meglio possibile, al meglio delle mie capacità. Se volete qualche altro video più tecnico su alcune domande più specifiche potete chiedermi, almeno sono sicura che ce ne sono tantissime online. Ma comunque se lo volete attraverso i miei occhi e la mia esperienza, chiedetemi, sarò molto felice di farlo per voi. E cos'altro? Shameless plug! Gli altri miei video che forse vi siete persi, che forse dovete assolutamente guardare. E iscrivetevi al mio canale se volete vedere più della sottoscritta. Ok, lo devo smettere. In ogni caso, grazie per essere stati con me e bye!